Fra poco, come ogni sera in Sicilia, un'altra testa di saraceno cadrà sul minuscolo palcoscenico dell'Opera dei Pupi. Ma fino a quando? Le spade dei paladini di Francia sono in crisi. I modesti aiuti delle aziende di turismo non riescono a salvare Carlo Magno dalla bancarotta. Il re è povero, gli antiquari pagano bene, fino a 100.000 lire per un modesto Ferraù. Meglio appesi a casa del commendatore al caldo che dietro le quinte del più povero teatro del mondo. Ma Carlo Magno ha ancora degli amici che tornano ogni sera a trovarlo e cercano di far fronte come possono al deficit delle casse reali. Quando il sipario sta per alzarsi, sembra gli dicano: coraggio, Carlo Magno, siamo qui noi. Forse è per questo, perché il buon re di Francia ha ancora dei veri amici, Giuseppe Argento, uno degli ultimi pupari palermitani, trova la forza ogni sera di riaprire il suo teatro. Per 18 mesi, a memoria, racconta le avventure dei paladini. E guai una sera a saltare un incantesimo del mago Malagigi o a breviare il bacio di Angelica a Rinaldo. Quello che Argento promette in cartellone, deve dare. A che punto è arrivato della storia dei paladini? Che questa sera scende Agramante con l'esercito saraceno in difesa dei fratelli spagnoli sotto il castello di Montalbano. Il pubblico comunque sa benissimo che questa sera Agramante arriva nel castello di Montalbano. Sì. Sa tutto. Tutto a memoria. Sa anche che cosa succede domani. Tutto quanto. Conosce tutte le battute del dialogo. Sì, tutte le battute. Eppure viene lo stesso. Sì. Perché vuole vedere e rivedere sempre le stesse cose. E secondo lei a chi vuole più bene il pubblico? A Rinaldo, a Carlo Magno, a Orlando, a Agramante? Più a Rinaldo, perché a parte che è scherzoso, è molto scarcio e poi soprattutto che Rinaldo fa molte avventure amorose. Ah, ecco, le avventure amorose piacciono. Sì, piacciono al pubblico, molto. È un Don Giovanni, insomma, sì, Rinaldo. Esatto. Ma senta, questo Gano di Maganza, mi dicono che il pubblico non lo possa soffrire, poveraccio, perché? È perché nella sequenza dei paladini di Francia commette molti tradimenti, molti assassini. Uccide il Ruggiero, per esempio, uccide Guido un Selvaggio, figlio di Rinaldo. E quindi il pubblico non credisce che un traditore fosse presente nella corte di Carlo Magno. E spesse volte grida: lo vogliamo a morte, lo vogliamo a morte. Anzi, addirittura qualcuno si alza, impreca, qualche volta magari le dà, non so, una coltellata in faccia, sporgendosi dalla ribalta. Qualche altro, per esempio, prende la scarpa per fendere il volto di Gano, ma non ci riesce perché noi svelte cerchiamo di tirarlo indietro per non farlo sfasciare. È vero che una volta uno addirittura sparò su Gano di Maganza? Beh, si dice che qualcuno sparò, ma a me non mi costa. Forse anche questa sarà una tradizione. E poi sputano, gli buttano delle bucce di cocomero. No, questo no, sputare mai. Ecco, questi sono i gesti che fa il pubblico, minacciare con le mani, o inveire cercando di dare qualche pugno, qualche colpo di scarpa, ma spesso volte non ci riesce mai a colpirlo. Lei, signor Argento, ha più di 200 pupi. Sì. A quale vuole più bene? Carlo Magno. Mio padre, prima di morire, pensava di avere un Carlo Magno come questo, ma non ci riesce mai perché non potete mai farlo. E io l'anno scorso, pensando sempre alle parole di mio padre, ne ho creato uno bello come lo voleva lui. Come lo voleva suo padre? Con un angelo sul capo, con un diadema sul cimiero e un'armatura lucente con l'insegna del giglio. Dal padre, Giuseppe Argento ha imparato a dipingere i fondali, a forgiare armature. Sua moglie ricama i giustacuori, incolla i pennacchi, tiene la contabilità dei pupi morti in combattimento, che bisogna coprire con un panno perché il pubblico fischierebbe rivedendoli in scena. Questo è Lanislao, morto ieri in duello. Per lui la guerra è finita. Anche per questi principi saraceni falciati dalla durlindana di Orlando. Argento ha sempre un grande affare a lucidare corazze, a riattaccare teste. Per fortuna l'amico de Rosalia, quando può, di giorno lavora al mattatoio, viene a dargli una mano.
D'estate però è indispensabile. D'estate vengono molti stranieri qui? Insomma, ne vengono parecchi. Sono francesi, tedeschi, olandesi. Da tutte le parti vengono, perché qui il teatrino è bellissimo. Ma non capiscono niente? No, lo capiscono perché con i gesti dei pupi loro capiscono qualcosa, però io parlo il tedesco e glielo spiego. Io ecco, dico, lei fa un pochino da cicerone. Glielo spiego, sì, faccio da cicerone, ma gli faccio capire tutto, perché parlo bene il tedesco. Gli dico, sprechen Sie Deutsch, gli dico a loro, agli inglesi, loro dicono sì. No, ma come no, se sono inglesi. E capiscono anche il tedesco qualcuno, beh, e glielo qualcuno. Spiego. Gli sì, dico, sì, guardi, sì. Dico, quello è Orlando, quello è Rinaldo, o gli dico, insomma, vogliono sapere un po' di tutto loro. In tedesco come fa a dire, non so, questo è Carlo Magno, quella è... Se dice questo glielo posso dire subito. Dieselmann, Dieselpube, dice Carlo Magno, fu Frankreich, imperatore Frankreich. Ma d'inverno non c'è bisogno di spiegare chi è Carlo Magno. Nei vicoli, nelle piazzette della città vecchia, Carlo Magno è più conosciuto di Mike Bongiorno. D'inverno Orlando non deve morire fino a 5 volte per sera, 1.500 tutto compreso, per gli stranieri della Palermo by night. D'inverno, sotto festoni di lenzuola candide come i loro capelli, gli amici dei paladini tornano all'appuntamento con Angelica. Rinaldo! Rinaldo, salvami! Sono prigioniere della Fatalcina! È venuto isoliero spagnolo e mi ha disonorata, dandosene a precipitosa fuga. Lo stesso ha fatto Orlando. Orlando mi ha disonorato con 1.000 promesse e poi mi abbandonò. Salvami tu, o Rinaldo. Sì, che ti salverò, Angelica. Angelica, Rinaldo ti salverà. E quindi domani l'incanto sarà completamente distrutto. Ah, mio Rinaldo, quanto sei buono. È sempre così quando il sipario si alza su Gano di Maganza. Questa platea impreca, ride, piange come nessuna platea del mondo ormai sa più fare. Ma piangete in fondo per dei pezzi di legno. Ma non si piange per il legno, si piange per le antiche che furono loro. Insomma, di queste. Come uno è appassionato su queste cose, piange come fosse. Sul serio, la presenza di loro, ecco. Ma lei perché vuol bene a Carlo Magno? Perché è un cristiano e mi sento nell'anima di essere anche io cristiano, ecco perché. Quante ore lavora lei? 5 ore al giorno. 5 ore al giorno. E quando ha finito di lavorare dove va? Vado in cantina, bevendo un po' di vino, cerco tipo di pranzare, poi vado a letto e poi la sera vado alle marionette perché mi piace quella vita. Le piacciono di più le marionette o il cinema? Sempre le marionette mi hanno piaciuto, non i cinema. Perché il cinema non le piace? Il cinema perché non è passione mia il cinema, le marionette sì. E se al cinema dessero la storia dei paladini? Ci andrei. Quindi le piacciono soltanto i paladini? Mi piacciono a me sempre le marionette, non l'abbandono fino a che muore. E se lei fosse il mago Malagigi, farebbe qualcosa per salvare Ruggero? Se io fosse mago Malagigi, si abbassa Ruggero, si abbassa Badamante e si abbassa a tutti. Salverebbe tutti? Perché saccano da Magonza e non mi sono non connuta a farlo mangiare di vieme e di dopo tutte le malefere. Che cosa farebbe? Non mi sono non puzzo e lo potesse mangiare di vieme, di malefere e di tutto. Qualche notte l'ha mai sognata Angelica? Sì, anche a Badamante. Ha sognato Badamante? Anche a fratello solo, di battaglie. Anche mio che 7 volte mi dicevano che chi poi? Mi sono i pupi. Chi, sua moglie? Mia moglie, mi dice 7 volte, dice chi poi? Che mi sono Allah in me. Senta, è lei che si tagliò i capelli per fare i baffi a Rinaldo? A Rinaldo perché lo voglio bene. Ma quando? Da 15 anni. Ah, lei aveva 15 anni? Sì. E si tagliò i capelli per fare... Io facevo i baffi a Orlando e a Rinaldo. Perché sono due cugini. Riuscirono bene i baffi? Sì, se non fanno che poi l'aveva ricci, l'aveva come sono come loro. Beh, questo perché molti anni fa, naturalmente. Ragazzo da 15 anni. Adesso quanti anni ha? 54 anni. 54 anni. E che cosa fa? Va passando olio, olio di porte senesche. Ah, dall'olio alle saracinesche? Sì.
Qui a Palermo? A Palermo. E ha mai pianto per i paladini? Come? Ha mai pianto? Ha piangito io, sì, 7 volte pure. Che la morte di paladini, solo perché ci sono chiaramente. E a tutti i pagani. Ha pianto per il tradimento di Gano? Sì, perché lui lo fa il tradimento, Gano Bogonzi. È un traditore, Gano? Sì, e manco lo posso vedere. Non lo può vedere? Perché io non sono capace a bruciarlo. Ah, lei lo brucierebbe, Gano? Sì, perché forse io avessi teatrino, non buttassi in corte a lui. È Gano che uccide Ruggero? Sì, a pugnalato. E per questo non voglio venire domenica quando sarò. Perché chi vengo qua, piglio una pierra e se la butto in testa. Ecco, per questo lei domenica non vuol tornare sì, a teatro, perché ci sarà l'uccisione di Ruggero. Sì. E lei non vuol vedere Ruggero morto. Perché il papiato. Ai, che dolore! Mio Dio! Mi viene da morire! E l'acerbo dolore! E come faccio ormai? Ai! Ai! Sì, Ruggero. Mi viene da morire, aiuto! Ruggero, sei capitato nella ciappola, Ruggero. A Ruggero, che si distrugge in acerbi dolore! Sì, entriamo, entriamo, avanti, avanti! Ruggero, cos'hai? Me ne conosce? Sì, Gano, aiuto! Aiuto, sto per morire! Vigliacco traditore, ecco l'aiuto! Muore! Muore! Ai! Muore! E tu salute da Ruggero ammazzato! Cagno! Cagno! Cagno che mi concese! Cagno! A Ruggero ammazzato! Te salute! Domani sera si rappresenterà. Come ogni sera, il nunzio si affaccia al proscenio per raccontare quello che succederà domani. Dopo Ruggero, anche Orlando, Rinaldo e tutti i paladini moriranno. E noi, con gli amici di Carlo Magno, ci auguriamo che non muoiano per sempre.